Volete crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto Il Cina in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Ragazzi, purtroppo YouTube è RIP e quindi se riuscite a sniperare il tasto iscriviti e anche la campanella per ricevere tutte le mie notifiche, Arizala Toti ve ne sarà grato a vita. Inoltre sniperatemi anche sulla pagina di Instagram se volete, dove pubblico foto dove bevo acqua ovviamente, e anche foto di aggiornamenti di Ultimate Team, che cosa acquisto e la mia bellissima faccia accanto a Toti. Eccoci qui ragazzi, finalmente tornati con il terzo episodio dello 0 a 500k. Adesso io sto registrando in questo modo, in modo che durante la sera, perché adesso si sta facendo abbastanza tardi, ho messo il microfono con l'asta in questo modo, così almeno se dovessi un po' parlare un filino più basso, voi riuscite a sentirmi e capite che possiamo continuare a fare compravendita. Cina ASMR. Intanto ho clearato per sbaglio, mentre stavo spostando il microfono, gli oggetti venduti, quindi avevamo venduto un bel po' di roba, tutti i Foden, me ne manca uno solo, abbiamo venduto Matuidi, tutti quelli che abbiamo trovato la scorsa volta, però abbiamo ancora tutti questi da vendere, quindi io direi vi farò vedere semplicemente quando li ho messi tutti nella lista trasferimenti, perché andremo a utilizzare Footbin per vedere tutti i prezzi, poi andremo a fare le sfide creazione rosa. Andremo a fare appunto l'avanzata che ci manca, ovvero i campionati misti, quindi perché alla fine i campionati nazionalità miste potremmo anche farla, ma non mi dilungherò troppo, magari possiamo fare solo quello col pacchetto mega e magari il mega pacchetto raro se non serviva almeno una loyalty, però mi sembra che serviva una loyalty di qualche genere. Inoltre ero entrato l'altro giorno e abbiamo fatto un po' di compravendita con i Libertadores, quindi ne ho comprati circa 2 o 3. Probabilmente questo episodio per me sarà un po' più lungo degli altri, perché voglio cercare di pushare un po' di più. Un'altra cosa che vi volevo dire ragazzi era che ho messo nel cattura schermo Footbin, quindi in basso a sinistra adesso potete vedere anche voi più o meno quello che facevo, perché nel cambiare le scene certe volte mi dimenticavo. Farman ad esempio sta a 1100, quindi noi lo mettiamo subito a 1100 perché ce ne stanno pochi, gli altri stanno a 1200 e continueremo così. Ecco, questo lo voglio tenere perché magari potrebbe servire per una delle sfide che serve la loyalty in questo caso, quindi lo teniamo lì. Souza, lo so che è un po' ripetitivo, che la gente non ha sbatti eccetera, però sono crediti facili, uno non so perché li debba scartare e quindi non prendersi magari il doppio dei crediti, questa qui è una cosa che non la capisco proprio. Ok, quindi abbiamo per ora venduto solo 2 giocatori, gli altri dobbiamo aspettare forse un pochettino, ma tanto non abbiamo fretta. E quindi adesso andiamo a fare velocemente anche la sfida creazione rosa. Allora, prima domanda, le prendo a random. Come si fanno a vedere le tasse? Allora, se andiamo qua, vi faccio vedere su Footbin. Questo tastino in alto, dove sto puntando, vi fa vedere l'EA Tax Calculator. Se noi vediamo 4000 crediti, le tasse sono 200. Il netto che ci ritorna è 3800, quindi in teoria noi potremmo anche decidere di sniperare Glick a 3006, sono sempre 200 crediti di guadagno, quindi bisogna ragionare così. Ovviamente se noi lo sniperiamo a circa 2000 crediti ci tornano più o meno 1800 crediti di guadagno effettivo. Poi un'altra domanda, come fai a non farti buttare fuori dal gioco quando sniperi? Allora, io ho fatto un video proprio per questo argomento che ti spiega come rallentare il modo di sniperare, come cercare di non farti buttare fuori. Andate se volete a rivedere il video. Poi l'ultimo commento che ho letto un sacco di volte questa settimana è: ma i Foden a me non me li comprano. Allora, prima di tutto bisognava prenderli e venderli a 18-19 mila durante l'hype, quando quella carta era lì. Infatti il mio video era sui MOTM in generale, quando esce un MOTM, quando esce qualche carta speciale che sta nei pacchetti per poco tempo e la gente è ipata. Oltretutto Foden aveva quell'immagine dinamica, potevamo benissimo scartarli anche, cosa che non ho fatto perché in ogni caso
Foden è rimasto sui 13.000-12.500. Se li avete sniperati come me più o meno a 9.900-10.000 crediti di base, potete benissimo rivenderli a 12-13.000. Fidatevi che ve li comprano, perché io adesso qui ho ancora un Foden, ne avevo 5-6, li ho rilistati a 14-13-12.000 e me li hanno comprati. Ok, per l'opzione 1 degli 11 titolari di questa SBC qui abbiamo questa squadra, come potete vedere Felipe ha la loyalty, però noi, da quello che mi ricordavo da tanto tempo fa, perché queste SBC non le faccio da inizio game, abbiamo Sousa che abbiamo spacchettato, quindi possiamo metterlo dentro come loyalty, perciò questa squadra la possiamo fare subito, perché noi abbiamo un giocatore che fa venire 100 di chemistry. Con il fatto che Sousa ce l'avevamo già e ha appunto la loyalty, possiamo dare sta sfida. E adesso ci divertiamo con sto pacchetto, che è un pacchetto giocatori rari, quello da 50k raga. Per favore Yay, qualcosina ce lo puoi fare uscire, ti prego. Ok, Glowa. Ok, walkout, dai, almeno walkout. Brasile, DC. Va bene. Marquinhos, 86 Marquinhos. E poi cosa abbiamo anche dentro? Adesso qui vado a vedere Marquinhos a quanto sta, più o meno, sta intorno ai 23.000 crediti, raga. Mica male, Abbiamo speso pochissimo alla fine. Oddio! Io sinceramente, tanto in questo momento non ci servono i crediti, lo metterei anche a 11.5, magari qualcuno lo compra. Questo lo metto a 23.000, facciamo 23.000, 17, facciamo 24.000, magari qualcuno lo prende a questo prezzo. Ok ragazzi, questo è l'ultimo. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a spacchettare almeno uno con la loyalty per la sfida prossima. Qui ho venduto ancora qualcosa? Non lo so, ormai c'ho troppa roba qui venduta, non si capisce più un tubo, un altro. Ok, posso darla direttamente così, perfetto. Questo mi dà un giocatore Zinco Prime, mi sembra, dove non c'è dentro mai niente in questo pacchetto. RIP. Chi è questo? What the f... Però c'è Fernando. Però era brasiliano il nostro Fernando qui. Perciò, che cosa succede? Io ho rifatto la sfida. Vedete qui che posso cambiare le cose, mettendo Fernando. E perciò, dato che c'era scritto massimo 2 dello stesso campionato, praticamente ho messo Miranda al posto di Sydney, che è della Liga, quindi in teoria viene tutto giusto, quindi posso sniperare questa squadra qua e quindi questo Fernando qui, questi qui li metto nella lista trasferimenti subito, mentre Fernando lo metto nel club. 2100, bene, 2100. Allora abbiamo finito anche questo qua. Intanto qua si continuano a vendere i giocatori che abbiamo spacchettato e alcuni che abbiamo fatto compravendita, che adesso mentre stavo, tipo Ottavio, questo qui a 2000 che l'ho sniperato prima, a 1000 l'abbiamo subito venduto in un secondo. Ok, quindi questa qui è la squadra ragazzi, abbiamo il nostro Fernando con l'intesa e perciò possiamo dare in... Non chiedo nulla di... Mamma mia... È inutile che mi dai sta roba qua. Ragazzi, io credo che questa qui sia stata la sfida più rischiosa, perché ci sono tutti questi argenti da mettere all'interno. Quindi questa qui è la sfida. Ve la faccio rivedere un attimo. Bene, abbiamo finito anche questa cosa qua. Mi ha preso alla fine non tantissimo tempo. E poi ho trovato un sacco di sti giocatori qua. Ma cosa so, bronzi? Però potremmo trovare un Messi, un CR7. Non mi lamenterei niente. È pazzesco. Bene, questo mi fa dire, con questi pacchetti qua, se non facciamo compravendita, non ci arriveremo mai ovviamente a 500k, no? Quindi adesso dovremo fare una compravendita brutale. Io tutta sta roba la butto, tranne questi qua che li metto a 1000 o a 1100. Cioè, ridendo e scherzando, quando uno vende tutti questi giocatori, tra un quasi 1000 e l'altro salgono di tanto anche i crediti, quindi non sottovalutate sta cosa, perché tipo questo costa 7,50, se lo scartate quanto vi dà? 3,12 ragazzi, è qualcosa di scandaloso il fatto di scartare tutte ste carte, Però questo è un tipico esempio di giocatore su cui si può fare compravendita. E oltretutto una cosa, se voi
piano piano continuate a vendere le cose che magari avete spacchettato in qualche pacchetto, premio VL, eccetera, ritrovate inconsapevolmente a dare un occhio ai giocatori. Quindi adesso io so che questo Reyes, se per caso dovesse essere venduto a 3.300, mi butto subito nel mercato a far compravendita. Ok, comunque i crediti stanno continuando a salire, quindi immagino che un sacco di giocatori li stiamo vendendo. Adesso andiamo a vedere un attimo qua, Raid, Dolberg l'abbiamo venduto a 1.600, ATTAT a 850 l'abbiamo venduto, ho venduto Foden a 13.000 quasi, quindi vedete che si vendono ancora. Okay, eccoci qui tornati, vediamo un po' che cosa abbiamo venduto. Sono saliti un bel po' i crediti, eh? Occhio, attenzione a fare queste cose, perché se non dovessero essere venduti, vedete quanti ce ne sono a 2002-2003? Quindi adesso io ho i crediti per farlo in questo momento, però non ve lo consiglio. Ecco, ho raggiunto la cosa massima degli obiettivi, ma rega, non ce la faccio a prenderli. 1.500, 1.400. Gueye costa circa 2.800 crediti. Eccolo. 1.500. Perfetto, lo mettiamo subito a 2008 questo, così, tanto per. Ok, 50, quindi qualcosina abbiamo venduto. Ok, Gay, questo qui l'abbiamo venduto. Bene, adesso io direi di clearare un po' sta roba, perché non si capisce più niente. Questo, ecco, un altro Gay l'ho venduto subito adesso, perché anche Acerbi più o meno sta a 2008, quindi se dovessimo, se riuscissimo a prenderlo... Eccolo, preso. Ok, lo mettiamo subito a 2008 adesso. Facciamo 2009, magari se lo pigliano. Ma io questi due li prendo, sapete? Ma forse questo no. Perfetto. Questo c'ha pure uno stile intesa, però vabbè. Lo mettiamo a 2008, è buona. Eccolo un altro, perfetto. Ma qui sono stato più veloce dei bot pure, eh. Mettiamo una 2.9. 90k Inzaghi. Scusami, qual è il price range di Inzaghi? 64. Faccio un esperimento, così tanto per. Allora, icone. Quindi se deve costare 90k... io la devo prendere a 85.000 per stare sul sicuro. C'è Lehmann, alla fine il price range è 60 qualcosa, quindi magari qualcuno, che ne so io, sbaglia il prezzo, lo mette a prezzo scarto. Ok, abbiamo venduto i due Gueye. Eccolo, preso. 1.100, andiamo a rivenderlo a 2.200, facciamo 2.1 così almeno si vende subito. Allora, il punto della situazione è questo, che non è stato per niente male, perché noi siamo riusciti a fare un bel po' di crediti, abbiamo circa forse 300k in questo momento, avendo comunque venduto un bel po' di roba. Gay, e purtroppo non è la situazione ottimale per fare compravendita alle 3:30 di notte. Quindi, come potete vedere, la gente poi è poca, sul mercato ci sono pochi giocatori e perciò è difficile anche sniperare per me. Mentre invece già alle 7, alle 8, secondo me è un po' meglio. Comunque, abbiamo fatto un bel piazza pulita di tutto quello che avevamo nella lista trasferimenti. Adesso ho solo questo Aurier con ombra, che l'ho preso a 13.500, magari a qualcosina si vende. Questi qui magari li devo abbassare un po' di prezzo, però onestamente... un 300.000 crediti, ti stavo guardando un attimo a quanti crediti ero alla fine dell'episodio 2 e ovviamente avevamo 76.000, ma avevamo un bel po' di investimenti e vendendoli tutti ci siamo fatti comunque un po' di crediti. In ogni caso, qui adesso cercherò di aggiudicarmi questi Gueye, però dal prossimo episodio andremo a fare compravendita verso le 7, le 8 di sera, così almeno andiamo a vedere un attimo cosa esce nella SBC, quindi mi vedrete praticamente fare tutte le cose in live, ovvero le mie reazioni a caldo su qualche SBC che esce, quindi che cosa andare a sniperare subito sul pezzo,
Sarà divertente, spero. Mi dispiace per la fine di questo video perché sono un po' cottino, sinceramente. Sono un bel po' cotto, si vede dalla mia faccia. Però, nonostante il mercato sia giù, ci siano pochi player perché ci sono 2.539.000 giocatori live e che la compravendita comunque è sempre più difficile da fare in questo periodo, soprattutto che il gioco è un pochettino morto, adesso si è un po' ripreso, i premi della VL che daranno nuovi, che ne parlerò in un altro video insieme alle Icon Swap, che cosa scegliere. Non è male comunque che siamo arrivati a 300k in 3 episodi, quindi prevedo che adesso, facendo investimenti alle 7 alle 8 di sera per circa 3-4 giorni, a 500k ci arriviamo senza problemi, perché il primo step è superato, di raggiungere almeno un 250.000 crediti per cercare di fare compravendita, aggiudicarci oggetti e prendere magari tantissimi in massa giocatori che vedo che ci servono per fare più crediti possibili. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Per voi durerà un massimo di 20 minuti, per me è durato 4 ore e mezza. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto dal Cina e bella lì.